Bari. Dura più o meno 10 minuti, Lorenzo. Buongiorno, Bari. Buongiorno. Ciao, Bari. Ben ritrovati su radiobari.cult, in diretta su Radio Bari e su Tele Bari. Questa mattina sono in compagnia di Lorenzo Mondelli. Buongiorno, Lorenzo. Buongiorno. Lorenzo. Buongiorno. È giovanissimo ed è un bravissimo pianista e l'ho potuto ascoltare, ho avuto questo piacere, Lorenzo, proprio l'altra sera durante un evento che si intitolava Note positive, l'arte per guarire, organizzato nell'ospedale oncologico Giovanni Paolo II. Ed è stato un concerto bello, emozionante, divertente, molto. Abbiamo molto, molto sorriso ed è stato un evento, diciamo, allestito, voluto dai pazienti, voluto dai dottori che si sono anche cimentati in performance musicali e artistiche, per ringraziare un po' tutti i donatori che durante questi anni hanno contribuito a rendere l'ospedale uno tra i più all'avanguardia, soprattutto nel sud Italia. Hai aperto tu il concerto con delle belle sinfonie suonate al pianoforte, ti sei commosso tantissimo e questo l'abbiamo visto, sì, ed è stata la cosa più bella. Sì, in realtà ogni concerto, ogni evento che ho sempre tenuto è stato, ovviamente all'inizio è sempre molto emozionante, molto, molto stress e molta ansia, però diciamo che questa esperienza è stata nuova sia per la radio sia per tutto quello che c'è stato il martedì. Niente, il concerto è stato bellissimo, l'ho organizzato io, è partita proprio un'idea da un gioco, cioè da una proposta, esatto, di Guarini di utilizzare la sala conferenze. Tutta colpa, tra virgolette, tua è stata. Tutta colpa mia, sì, mia e di Guarini, che siamo gli artefici di tutto questo. Che è il direttore di ematologia, direttore, ricordiamolo. Sì, del reparto di ematologia dell'ospedale, è una persona fantastica che non solo mi ha salvato la vita, questo ci tengo molto a ricordarlo, ma è anche una persona fantastica, amico, è non solo dottore, è un vero e proprio amico. Insomma, che cosa è successo? Scherzando, giocando? Io purtroppo ero attaccato alla chemio, come si dice. E lui, proprio perché è una persona fantastica, non fa solo il lavoro di primario, ma entra sempre nelle parti, nelle stanze, e chiede a tutti i pazienti come va la giornata e così via. Siccome sapeva benissimo che comunque io mi diletto al pianoforte, anzi magari qualcosina in più. Non è da dilettante quello che ho sentito io, eh? No, effettivamente no, però diciamo che non voglio esagerare. E niente, quindi giocando mi disse che c'era questa sala conferenze che avrei potuto utilizzare quando volevo. Visto che io sto preparando un programma d'esame proprio per il conservatorio, subito ho accettato la proposta. Mi ha preso la palla al balzo. Sì. E niente, quindi poi si è organizzato tutto. Da un concerto semplice e normale mi è venuta questa idea di collegarmi a una beneficenza, o comunque una donazione per qualcosa di importante. Ho pensato appunto al problema mio e quindi è nato tutto questo, grazie anche ovviamente a Guarini e alle sue conoscenze, diciamo, ai suoi amici. Eh sì, perché poi sul palco sono saliti anche dottori, sono saliti sì, ci sono stati medici, personaggi anche, diciamo, abbastanza lontani dalla musica, cioè nel senso anche il sindaco del mio paese, il sindaco, non so se c'era anche il sindaco di Bari, no? Boh, no, non è intervenuto. Comunque sì, il primario dell'ospedale, Antonio 40, se non dico, il direttore generale della struttura. Poi insomma altri personaggi abbastanza di un certo c'era livello, c'era il presidente del CIV, insomma c'erano tante direttrice sanitaria anche dell'ospedale stesso, quindi una bella i miei amici che non sono da meno, cioè non sono da non considerare, anzi, e che hanno fatto il tifo. C'era la tua mamma, fantastica, mia madre, che però non ha sentito niente del concerto, mia perché madre. Siamo così commuoveva, perché, no, è scappata via perché temeva che sbagliassi qualcosa, ecco. Ed è scappata via. Però le ha detto mamma, è andato tutto così. Bene. Sì, poi fa sempre così. E ha rivisto la registrazione ed è stata contentissima perché poi si è resa conto, diciamo, di come è andata. Lei sempre, anche se anche se sbaglio qualcosa in qualche concerto, mi dice sempre: hai sbagliato qui, si accorge di tutto. Anche se non è pianista. Beh, buono, però almeno non ti dice quanto sei bravo, quanto sei bello, come fanno di solito tutte le mamme. Sì, è sincera, diciamo, non dice va bene e basta. Un po' come la mia, Lorenzo, devo dire la verità. È sempre lì a dire quello che non è andato, piuttosto quello che è andato. Sì, è vero. È più interessante, perché scopri magari dei difetti. La realtà anche delle cose, diciamo. Senti, Lorenzo, ma questo esame quando ce l'abbiamo? Questo esame non lo so, infatti è un problema perché è l'unica data che sto ancora aspettando. Cioè, ecco, nel senso che siccome faccio anche l'università a Cremona, sono iscritto alla facoltà di musicologia a Cremona, sto prenotando anche lì degli esami universitari. Quindi se non ho la data di questo esame al conservatorio non posso prenotare niente. Niente. Sono bloccato, però dovrebbe essere intorno alla fine di febbraio, inizi di marzo. Senti, da grande che vuoi fare? Oddio,
Spero il pianista, però sto seguendo anche altre strade proprio perché so che la strada del pianista non è facilissima, cioè nel senso che è un nomade che gira nel pianeta o magari nel pianeta. La tua fidanzata si è preparata? Lei è preparatissima. Per seguirti? Certo. Lei ha scelto un altro mestiere diverso, però diciamo che sicuramente mi seguirà perché anche amiamo viaggiare tantissimo e quindi penso di sì, insomma. Inizierei a girare per il mondo e questo te lo auguro. Sì, penso, no? Di sì, spero di sì, insomma. Ho già delle date stabilite, però insomma, sono date ancora, diciamo, da programmare. Da definire. Dove vorresti andare? In Italia, a Ravello, il 1 ottobre 2016, al prestigiosissimo Festival di Ravello. Non so perché mi hanno chiamato a suonare lì, però diciamo come che non so perché? Sono contento. Così, no? Mi è capitato un giorno di ritrovarmi al Festival di Ravello. Ho già suonato con un maestro mio, diciamo, privato, che teneva un concerto, e suonai un bis insieme a lui. Magari qualcuno della direzione del concerto avrà visto e mi ha chiamato poi per un concerto solistico mio personale. Te l'ho detto che non era da dilettante quello che ho sentito. Sì, no. Assolutamente, però diciamo che sono ancora giovane, non mi aspetto ancora cose troppo grosse. Beh, si incomincia piano piano, dai. Sì. È anche bello che tu faccia conoscere la tua arte a tutti, non solo, insomma, a noi fortunati che ti abbiamo potuto ascoltare l'altra sera. Hai già in mente di organizzare qualche altra iniziativa del genere? Oddio, qualche altra serata? Io spero di sì, perché come ho detto a tutti quanti, l'evento Note Positive del 27 non è la fine di una cosa, è l'inizio. Giusto. Quindi queste donazioni che sono state fatte, che saranno fatte, sono solo l'inizio di questo progetto diretto dal dottor Guarini, che serve proprio ad aiutare la ricerca, quindi a contribuire alla ricerca contro il linfoma, contro le malattie oncologiche. Quindi sicuramente spero e vorrei fare altri eventi, non per la mia professione perché non c'entra nulla, però per aiutare questo sistema, questo progetto. Beh, però se si unisce l'utile al dilettevole non è male. Sarebbe l'ideale. Anche però, perché diciamo, il bello delle donazioni che sono state fatte poi a Giovanni Paolo II è che non erano soltanto donazioni provenienti da Onlus, sì, e da associazioni che di solito fanno questo, no? Organizzano magari eventi per poi raccogliere fondi da devolvere poi istituti, in questo caso il Giovanni Paolo II. Però la cosa bella è che c'erano anche ad esempio liste di nozze, e c'erano donatori che hanno deciso di regalare ad esempio un frigorifero a stanza, per così ogni paziente può avere un frigorifero in camera, insomma tutto per rendere veramente la struttura il più accogliente possibile, visto che è un luogo del dolore e quindi ed è bene. Secondo me la cosa più importante, cioè nel senso che non bisogna pensare solo a questi macchinari o magari a contratti di ricerca, come diceva il dottor Guarini, ma anche a cose molto semplici che però possono essere di un'utilità pazzesca. Io per esempio avrei voluto tantissimo un pianoforte nell'ospedale, però diciamo che costano non in stanza, tanto. Sì. Sì, però magari si può provare, possiamo lanciare un appello, in realtà, no? Sapevo anche Guarini che si stava informando per qualche pianoforte, vedi? Però ovviamente. Però si può fare, perché no? Così magari uno può scendere, può dilettarsi. Io spero di, diciamo, andare via dall'ospedale il più presto possibile, quindi vorrei che il pianoforte non si compri per me o comunque per niente, perché vado a casa, studio a casa, sto tranquillo lì. Quante ore studi al giorno? Tante, però diciamo da 2-3 anni a questa parte, siccome sto studiando anche l'università, diciamo che la notte studio, la mattina quando ovviamente posso con gli orari suono. Quindi quando dormi? Diciamo che non dormo, non dormo, aspetto. Aspetti di suonare e aspetti di studiare. Insomma, un po' ti divori la vita e questo l'avevamo notato, sì, però un po' tutti. Mi interessa, cioè nel senso che secondo me stare a casa senza fare niente è una cosa che non sopporto. Giusto. Ecco perché mi porta tanta noia stare in ospedale 3 ore per la chemio. Perché hai ragione. Non ho nulla da fare, infatti. Visto che devo fare un esame all'università che dura 3 ore e mezza, 4 ore. Uno scritto, immagino. Uno scritto, sì. Ho fatto una prova d'esame mentre facevo la chemio, che dura esattamente 3 ore e mezza. Quindi, diciamo, com'è andata? Unito male, perché poi a un certo punto inizia a non capire più nulla. Vabbè, e quindi diciamo che ci ho provato, ma non ci sono riuscito. E dai, ci si prova sempre, Lorenzo. Poi avrai tempo per riprovare la simulazione in attesa di fare l'esame. Sì, per cui ti faccio un grande in bocca al lupo. Grazie. Senti, Lorenzo, mille. Ma qual è il tuo compositore preferito? Un'altra bellissima domanda, cioè nel senso che da pianista classico non ho un autore preferito, ho un genere preferito che potrebbe essere quello romantico, okay. Cioè gli autori che rientrano nel periodo romantico, tra cui Chopin, Liszt,
che sono anche autori abbastanza difficili da suonare tecnicamente. E non solo tecnicamente. Quindi per il momento non ho ancora, diciamo, non mi sono ancora immedesimato nell'arte di questi grossissimi compositori. A parte ieri, l'altro giorno, un bis che è proprio uno studio di Chopin difficilissimo, ed è forse stata la prima vera diciamo prova in questo nuovo mondo, diciamo, in questo nuovo genere musicale. Molti tendono ad amalgamare la musica classica cioè in un'unica forma musicale, la musica classica. E invece è benissimo ricordare che la musica classica è una, poi c'è la musica romantica, poi c'è la musica contemporanea, antica. Io sono, diciamo, propenso a suonare molto volentieri, quindi mi piace la musica romantica. E ti piace dilettarti al pianoforte, non solo, anche perché lo studio lo ricordiamo. Lorenzo, noi siamo in chiusura. Io ti faccio veramente un grande in bocca al lupo per tutto. Grazie. Spero di ritrovarti presto qui. Magari fatti venire qualche altra idea, così organizziamo insieme tutti quanti insieme. Qualche strana, bella idea. Sì, organizziamo tutti insieme un altro evento come Note Positive. Magari facciamo Note Positive 2, la vendetta. Il ritorno. Lo organizziamo tutti quanti presto, anche perché è stata veramente molto, molto divertente. Tu sei davvero molto bravo. Complimenti, io l'ho detto anche l'altra sera, complimenti a tutti coloro che veramente lavorano ogni giorno e lottano ogni giorno per... Credo che vada, diciamo, il più grande in bocca al lupo a tutti quanti, proprio va ai dottori, sono vero. Le persone più... fanno un lavoro terribile, secondo me, stressante al massimo, e soprattutto salvano la vita delle persone, quindi secondo me è un lavoraccio che è di un'importanza unica. Assolutamente. Ecco perché ho ringraziato tutta l'equipe medica di ematologia, il dottor Guarini soprattutto, perché... Salutiamo anche noi, sì. Il dottor Guarini. Lorenzo, grazie ancora per essere stato qui con me questa mattina. Grazie. Ora ti libero, poi puoi andare dalla tua dolce metà, e io restituisco la linea alla TV ringraziando per la regia di Telebari Federico Semplice. Noi però continuiamo su Radio Bari 88.8 www.radiobari.net. A tra poco.